Noi siamo la radio del vigile urbano, dell'architetto, della barista, ma anche del prete. Radio CRT. Suona la vita. Benvenuti a Blaterando, l'almanacco dell'insolito. Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio CRT insieme ad Anna in un altro Blaterando, alla regia Gibotti come ogni mattina. Per chi volesse ascoltarci ovunque sia, ricordo che può scaricare la nostra applicazione sul telefonino o collegarsi sul nostro sito www.radiocrt.it. L'ospite di oggi è laureato in psicologia clinica, appassionato di arte, cinema e cultura, scrittore. I suoi articoli vengono pubblicati sia su riviste online che su giornali della carta stampata. Ha frequentato un master triennale in criminologia. Ha al suo attivo diversi premi. Vi presento il dottor Andrea Giostra. Buongiorno Andrea, come stai? Buongiorno Anna Maria, bene, grazie. Grazie a te, ai tuoi radioascoltatori, alla regia e a tutti i tuoi collaboratori. Intanto ti ringrazio per aver accettato il mio invito e ti chiedo subito, tu sei molto versatile, sei l'uomo dai mille interessi, come fai a coordinare il tutto? Ma è molto istintivo, poi col tempo, con l'esperienza ho imparato anche ad organizzarmi, perché chiaramente devi essere anche bravo ad organizzare il tuo tempo e a distribuirlo tra le varie attività che svolgi. Fondamentalmente il mio lavoro, che non ha nulla a che fare con quello, diciamo, dello scrivere, e quindi nel mio lavoro ho imparato molto bene ad organizzare il tempo, ad organizzare il lavoro mio e dei miei collaboratori, e quindi poi, diciamo, questo approccio organizzativo l'ho trasferito anche nelle mie, diciamo, attività più di piacere, ludiche, di divertimento, come appunto il leggere o scrivere. Guarda Andrea, ci fermiamo per un attimo, ti offro virtualmente il buon caffè di Radio CRT, poi ritorneremo nel salotto di Blaterando per saperne di più su di te, a tra poco. E dopo aver ascoltato la musica più bella del mondo, rieccoci di nuovo nel salotto di Blaterando insieme ad Anna e soprattutto con il nostro ospite, dottor Andrea Giostra. Tu sei figlio della Sicilia, Andrea. Chi ti ha trasmesso questa voglia di narrare, di raccontare i conti? E poi lo fai egregiamente nelle tue novelle brevi di Sicilia. Gli avi hanno qualche responsabilità o merito in questa tua bravura? Ma sicuramente mia nonna Vita, che è la mia nonna paterna, mi ha forgiato in questa cosa, perché lei era una grandissima narratrice, una donna di grandissima esperienza di vita, perché insomma ha vissuto il periodo della guerra, del dopoguerra. Mio nonno, che insomma, appunto suo marito, che ha fatto la guerra, è stato fatto prigioniero in Africa dagli inglesi, per 7 anni è stato prigioniero dagli inglesi a Sydney in Australia, e quindi la sua esperienza era talmente ampia e variegata che, diciamo, aveva tante cose da raccontare. E per esempio mi ricordo con grandissimo piacere che da bambino, quando andavo, diciamo, all'elementare, quindi il periodo dell'elementare, è una cosa che racconto un po' spesso, insomma, quando aspettavo di stare, ma che mi venisse appunto l'influenza, la febbre, queste cose dei bambini, perché lei poi salisse, diciamo, nell'appartamento dove abitavamo noi, si metteva accanto a me nel letto e cominciava a raccontarmi le sue storie, perché erano tutte storie inventate, quindi ogni volta erano diverse, cambiavano, perché lei si inventava i personaggi, si inventava tutto quanto. E questa cosa, insomma, sicuramente ha lasciato un imprinting molto potente, tanto è vero che io mi ricordo che quando lei andava via, la mia testa continuava, diciamo, queste avventure di questi personaggi strani che lei mi raccontava. E sicuramente sì, diciamo, questo ricordo, questa esperienza con mia nonna ha lasciato un segno molto profondo, anche nel modo di mettere insieme, diciamo, la narrazione, la fluidità del racconto, che aveva una successione di un certo tipo. Quindi hai avuto una buona insegnante, ma noi ci fermiamo ancora per un attimo, a tra poco. Radio CRT suona la vita, Blaterando la racconta, e questa mattina io ho il piacere di avere nel mio salotto il dottor Andrea Giostra, che ha scritto le novelle brevi di Sicilia, che si leggono gratuitamente online, interpretate da attrici, attori, professionisti di teatro, e nascono grazie a un tuo vecchio telefonino, vero Andrea? Sì, sì, sono delle immagini più che delle storie, delle piccole novelle che si leggono in un minuto, massimo 2 minuti ciascuna, che casualmente io tra il 2016 e il 2017 ho recuperato da questo vecchio Nokia 90 nel quale le avevo scritte tra 10 e 15 anni fa. Cercavo un numero di telefono e quindi mi sono imbattuto in queste cose che non ricordavo più di averle scritte, a dire la verità. E quindi poi le ho messe
nelle mie pagine social. Poi ho visto che insomma erano abbastanza letto, ho fatto un libricino che ho pubblicato con un portale statunitense, una multinazionale, che ho reso poi, diciamo, fruibili gratuitamente da allora, quindi si leggono gratuitamente online, in vari portali, nelle pagine Facebook, sul mio blog, eccetera, eccetera. Perché, Andrea, tu permetti di leggere gratuitamente quello che tu scrivi? Ma qui il discorso è molto complicato. Comunque, per ridurlo brevemente, se io pubblico, chiunque pubblica un libro con un, diciamo, editore, il problema è che tu non sei più proprietario di quel testo, quindi non puoi regalare quel libro se non comprandolo e poi, diciamo, regalandolo ai tuoi amici o a chi vuoi. Dall'altro lato c'è, cioè, ma chi è che va a leggere le novelle di Andrea Giostra, sconosciuto alla quasi totalità, se non alla totalità, dei potenziali lettori italiani? E quindi, se magari li fa leggere gratuitamente, magari qualcuno lo legge. Infatti così, diciamo, è stato, quindi a poco le persone hanno scoperto, e poi con una sorta di passaparola i lettori sono tantissimi, diciamo, da una stima che faccio io, perché poi sono stati pubblicati anche in diversi magazine nazionali e regionali, in una sorta di romanzo d'appendice, come si usava fine 800, inizio 900, in cui i grandi scrittori di allora pubblicavano in capitoli i loro romanzi su queste riviste settimanali. E quindi così ho fatto anch'io, recuperando questa formula, per cui, diciamo, i lettori che hanno letto, insomma, queste novelle, sommando il numero dei vari portali, del mio blog, delle mie pagine Facebook, eccetera, superano abbondantemente le 100.000 persone, quindi sono numeri importanti. Sicuramente, complimenti. Blatterando l'almanacco dell'insolito ritorna, siete sempre con noi di Radio CRT insieme ad Anna e con il dottor Andrea Giostra, e parliamo delle sue novelle brevi di Sicilia, che sono anche state interpretate da attrici e attori professionisti di teatro. Questo in te che cosa ha provocato, Andrea? Ma inizialmente diciamo, grande sorpresa, perché non mi aspettavo sicuramente persone, insomma, anche di calibro importante nel loro settore, nel mondo del teatro, potessero, insomma, leggere gratuitamente, anche in questo caso senza chiedermi assolutamente nulla, queste piccole storie. Poi, insomma, c'è stato il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi le visualizzazioni sulle varie pagine su YouTube sono veramente in alcuni casi proprio decine di migliaia. E quindi per me è una grande sorpresa, un grande piacere anche, insomma, oltre che un grande onore, visto i nomi, alcuni dei quali sono persone, diciamo, molto noti nel mondo del teatro italiano, quindi è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Tu definisci il tuo stile di scrittura un po' atipico, quello del linguaggio delle strade di Palermo e di Sicilia. Io personalmente ritengo invece che il tuo sia un linguaggio volutamente semplice e scevro di fronzoli, comprensibile a tutti. Gli intercalari dialettali arricchiscono i racconti rendendoli simpaticamente figurativi, e devo dire che in questo forse la tua nonna veramente ha fatto un buon lavoro, ti ha in qualche modo preparato poi alla tua scrittura, al tuo stile. Ma nella realtà è il linguaggio, diciamo, che usiamo noi siciliani quando parliamo normalmente a casa o con amici o per strada o nei bar, quindi è atipico perché di fatto è la struttura, diciamo, del dialetto siciliano, nella quale struttura invece utilizzo le parole italiane, intercalando ogni tanto delle parole appunto in dialetto siciliano. E quindi da questo punto di vista, se un purista italianista leggesse quello che io scrivo, sicuramente direbbe: questo non sa scrivere in italiano. Però evidentemente, cioè, hanno una musicalità, perché il dialetto siciliano, che è un mix di lingue, noi abbiamo avuto in Sicilia oltre 16 dominazioni che si ritrovano tutte nella nostra lingua, nel nostro dialetto, che ha una musicalità molto particolare. Evidentemente il ritmo, l'armonia di questo linguaggio incide, colpisce il lettore. Qualcuno ha detto: le novelle sono frutto di una Sicilia antica, raccontata con genuina veridicità, fatta di gesti, movenze, emozioni. Quindi ha veramente, secondo me, capito il suo modo di scrivere. Eccoci di nuovo in diretta, riprendiamo questa chiacchierata con il dottor Andrea Giostra, al quale chiedo, perché sono molto curiosa, quali gli autori preferiti che hanno lasciato un segno profondo, Andrea, nel tuo modo di pensare, di vedere le cose, come dici tu, capire le dinamiche dell'animo umano, i conflitti interiori, i meccanismi di difesa e, perché no, le nevrosi che ogni essere umano vive nella sua quotidianità. Secondo me sono abbastanza.
Ma io come siciliano ho scoperto Luigi Pirandello che avevo quando andavo al liceo, insomma 14-15 anni, e sono stato, come credo tutti quelli che leggono per la prima volta Pirandello, sono rimasto folgorato. Da lì il mio primo grande autore importante è stato sicuramente Luigi Pirandello, che nella psicologia del profondo, chiamiamola così, è sicuramente un maestro nel capire tutti i meccanismi nevrotici o di difesa o di relazione, diciamo, tra le persone. Un grandissimo, diciamo, scrittore, ma soprattutto un grandissimo indagatore del profondo delle dinamiche umane. Poi non soltanto ho letto Pirandello, perché poi bisogna distinguere tra leggere, capire e studiare, sono tre livelli diversi. Io Luigi Pirandello l'ho letto, l'ho capito per quello che potevo capire a 14-15 anni, e l'ho anche studiato, perché poi ho fatto la tesina proprio al liceo su Luigi Pirandello per l'esame di maturità. Da lì poi il mio secondo autore importante è stato Dostoevskij, anche questo, diciamo, che ho letto più volte e poi anche l'ho studiato, per finire poi, per motivi di studio, ma che trova sicuramente una grandissima sintonia con Pirandello e con Dostoevskij, Sigmund Freud, che ovviamente per chi studia psicologia è una sorta di autore fondamentale, ma io non soltanto l'ho letto ma l'ho studiato, e poi, diciamo, collaborando col mio professore all'università per 5 anni come assistente, quindi ho scritto insieme a lui diversi testi universitari, e quindi la conoscenza è stata di lettura, di comprensione, di studio, ma anche di approfondimento scientifico, diciamo accademico, chiamiamolo così. Quindi, diciamo, i miei tre punti di riferimento sicuramente sono questi. Poi ovviamente ho letto tantissimi altri autori, ma se devo dire tre nomi, senza ombra di dubbio sono Pirandello, Dostoevskij e Freud, proprio nella successione temporale che mi hanno portato a conoscere questi tre grandi uomini, chiamiamoli così, per non dire altro. Pirandello è anche il mio preferito. Comunque ci fermiamo per un attimo. Ehi, ci siete? Siete sempre con noi di Radio CRT insieme ad Anna in un altro Blaterando, alla regia Gibotti. Invece il mio ospite questa mattina è il dottor Andrea Giostra. È una persona che scrive tantissimo, legge tantissimo, fa tante cose. E a questo punto, siccome io ho curiosato tra le varie interviste che tu hai rilasciato, tu hai detto di te stesso: sono sempre stato appassionato alla conoscenza e al sapere. Sono una persona che prima di condividere quello che scrive ha letto tantissimo, e di letture non certamente leggere. Beh, visto, come dire, gli scrittori che tu preferisci, sicuramente le tue letture non sono leggere. Assolutamente no, soprattutto, per esempio, io faccio l'esempio di Sigmund Freud. Allora, Sigmund Freud è un, diciamo, uno psicoanalista, un clinico, un medico, che non è di, assolutamente di facile comprensione. Quindi quando io sento dire ho letto Freud, ma la domanda successiva è: ma cosa c'hai capito di Freud? Secondo me, se non si fanno degli studi come li ho fatti io, come tantissimi miei colleghi, per approfondire questo autore, quindi conoscerlo anche da un punto di vista, diciamo, clinico e, come diciamo noi, psicodinamico, non è un autore che si capisce, cioè non è un autore che chiunque può leggere e dire ho capito quello che dice Freud, perché non è affatto così. Però, ritornando alla domanda, questa cosa della conoscenza io l'ho avuta, diciamo, impartita al primo liceo. Mi ricordo che c'era un professore, il nostro professore di lettere, storia e filosofia, insegnava allora, che proprio ci ha dato questo modello, perché lui ci raccontava sempre sulle informazioni, per esempio, che per avere un'informazione corretta bisognava attingere a più fonti. Infatti lui ci faceva comprare, mi ricordo, La Repubblica, Il Corriere della Sera e altri giornali, per confrontare la stessa notizia, e poi ci faceva discutere per capire qual è, dall'analisi di più testi, di più articoli, potesse essere la notizia vera. Allora, questa cosa mi ha molto segnato, per cui, diciamo, prima di essere sicuro di qualcosa io cerco di attingere a più fonti, e quindi di farmi, diciamo, una mia idea. Ed è un'impostazione che mi ha sempre, diciamo, accompagnato, per cui, diciamo, il dubbio innanzitutto, la certezza, chi è certo di quello che dice, tranne che la fonte non sia Treccani, per dire certificato Treccani, come si dice, bisogna sempre mantenere un margine di dubbio. Però sì, per avere degli elementi di certezza, secondo me, bisogna attingere da più fonti. Hai perfettamente ragione, la notizia va sempre verificata. Questo è un segreto per non avere mai noie ed essere sicuro di quello che si dice e si sostiene. Ma noi ci fermiamo ancora per un attimo. E dopo aver ascoltato la musica più bella del mondo, rieccoci di nuovo in diretta, riprendiamo questa chiacchierata con il dottor Andrea Giostra.
al quale io ho ancora un sacco di domande da fare, quindi Andrea, rassegnati, oggi è un terzo grado. Intanto okay, vorrei chiederti: internet haters e trolls chi sono? Perché odiano online? Come difendersi? Allora, questa è una cosa che io ho scoperto alcuni anni fa, quando sono stato ad un certo punto bersaglio di una persona che tra l'altro io conoscevo e con la quale molti anni prima avevo lavorato. A un certo punto questa cominciò a scrivere delle cose nelle mie pagine social, nelle mie chat, quindi agli attacchi continui. Non capivo come potermi, diciamo, difendere, per cui ho cominciato a documentarmi su questa cosa. Era il 2017, credo 2016-2017, e in Italia c'era pochissima letteratura su questi, diciamo, personaggi, e ho scoperto un mondo incredibile, soprattutto di testi e di articoli, anche diversi video documentari su YouTube, per lo più anglosassoni o americani, quindi statunitensi o nord-europei, dove ho scoperto anche un documentario molto interessante di un regista svedese. E appunto ho scoperto che ci sono questi cosiddetti, adesso in italiano si dicono odiatori, che prendono un bersaglio e devono completamente massacrarlo, anche se non c'è un motivo, diciamo, oggettivo reale. I trolls invece sono quelli che si inseriscono all'interno di conversazioni, di gruppi social, e cercano di mettere quello che noi italiani chiamiamo zizzania, quindi di creare dei conflitti all'interno di questo gruppo. Sono tutti soggetti per lo più che hanno dei gravi disturbi, ma che sono, diciamo, sia culturalmente che socialmente trasversali, nel senso che appartengono un po' a tutte le fasce della popolazione, da un punto di vista sia culturale che appunto sociale, quindi non si può dire sono quella categoria o quell'altra categoria, assolutamente trasversale. Sono delle persone che purtroppo in genere hanno dei problemi, diciamo, abbastanza seri, anche se magari poi uno li conosce nella realtà, come si vede in questo documentario di questo regista, diciamo, svedese, e dice ma questa è una persona normale, poi invece si rinchiude nella sostanza davanti al computer e comincia, diciamo, a inveire virtualmente, ad aggredire virtualmente personaggi famosi o meno famosi. Difendersi come? Ignorandoli. L'unico modo per difendersi è ignorandoli. Io su questo tema ho poi scritto anche un piccolo saggio, ho coinvolto una decina di miei, diciamo, colleghi, e anche questo saggio si legge gratuitamente online, e ci sono tutte le strategie sia per capire chi sono gli internet haters e i troll, sia soprattutto come difendersi. Questo è veramente un ottimo suggerimento, perché capita a tutti comunque di ritrovarsi qualche volta in queste situazioni. Sto già sorridendo pensando alla domanda che voglio farti, caro Andrea. Preferisco un nemico intelligente ad un amico cretino. Il cretino, come riconoscerlo? Questa è una bella domanda. Allora, questa è una cosa che mi ha sempre, diciamo, preso, nel senso che, diciamo, da bambino io capivo che a un certo punto conoscevo delle persone, dopo averle conosciute cominciavo ad avere una sorta di rigetto, di ripugnanza, e poi col tempo, come negli anni, ho capito che questo era dovuto al fatto che riconoscevo istintivamente in quella persona un cretino. Da noi, per esempio, in Sicilia, questi personaggi, soprattutto nei piccoli, diciamo, paesi come il mio, dove sono cresciuto, che è appunto Montalepre, vicinissimo a Palermo, e in tutti i paesi siciliani un po' è così, si identificavano questi soggetti come uscimonito, lo scemo del villaggio, tradotto in italiano, quindi uscimonito. E quando tu avevi a che fare con qualcuno di questi, la gente: ah, ma lascialo io, lo vedi che è scemonito. Cioè, nel senso che quando tu e la comunità, in questo caso di un piccolo paese come, diciamo, quello mio, nel momento in cui veniva riconosciuto quel soggetto come scemonito, gli era da un lato concesso tutto, quindi non bisognava offendersi, non bisognava reagire, non bisognava aggredirlo, ma dall'altro lato bisognava, insomma, non tenere conto di tutte le cose che faceva, tutte le azioni, perché comunque erano frutto di un cretino riconosciuto dalla comunità. Questa cosa, traslata in una comunità più ampia che quella nazionale o regionale, è la stessa cosa, e quindi nel tempo, e purtroppo molti di questi cretini o mediocri, utilizzando un termine, diciamo, più soft per così dire, hanno posizioni di potere e quindi decidono della sorte di tantissime persone, ma sono cose che già diceva Sciascia, per esempio, se vogliamo rimanere in Sicilia, o che diceva lo stesso Giovanni Falcone quando parlava del potere attribuito ai cretini dalla mafia, perché nei posti chiave, nei posti di potere,
diciamo, la mafia, per esempio, preferisce sicuramente un cretino ad una persona, diciamo, competente e intelligente, e quindi ci sono poi degli strumenti per riconoscerlo, questo soggetto. Alcuni sono istintivi, alcuni, diciamo, bisogna fare una piccola analisi. E sono riuscita a farti dire una parola in siciliano. Sì. Sempre più interessante questa chiacchierata con il dottor Andrea Giostra, ma vi ricordo che siete sempre con noi di Radio CRT insieme ad Anna. E a questo punto ho un'altra domanda per te. Sei pronto a rispondere? Assolutamente sì. Tra i diversi premi che hai al tuo attivo, ce n'è uno in particolare che ti ha emozionato ricevere? Ma allora, questo dei premi è un'altra cosa un pochettino atipica per quello che mi riguarda. Allora, diciamo che quello che mi ha emozionato, non posso dire, perché devo dire la verità, non, questi premi non mi hanno mai, diciamo, entusiasmato, diciamo, così come avviene probabilmente ad altre persone. Ma sicuramente il primo è stata una grande sorpresa, perché io mi ricordo che era d'estate, e mi pare che fosse fine agosto, prima di settembre, ricevo una telefonata al mio cellulare, rispondo, mi parla questa persona, si presenta come l'organizzatore di un premio letterario milanese e mi dice: devo comunicare che lei ha vinto un premio. E io gli dico: scusi, ma io non ho partecipato a nessun concorso, quindi com'è? Ah sì, in effetti è vero, perché una persona della giuria che ha letto online gratuitamente, per ritornare al discorso di prima, le sue novelle, ha proposto alla giuria di assegnarle un premio, e quindi l'abbiamo poi letto queste novelle e abbiamo deciso di darle questo premio fuori concorso. Io lì per lì ho pensato fosse uno scherzo. Poi mi ha fatto il nome di questa persona che in effetti io conoscevo, e quindi ho capito che, insomma, era una cosa vera. Tant'è vero che poi sono andato a Milano a ritirare questa cosa, e quindi, diciamo, c'è stata questa, diciamo, sorpresa e stupore per certi versi. Quindi sicuramente questo sì, che è stato il primo, diciamo, nell'ordine di quelli che poi mi sono stati, diciamo, con mio grande onore ovviamente, assegnati. Ma c'è un qualcosa che ti emoziona quando, per esempio, danno un giudizio su quello che scrivi? Non lo so. Ma questa è un'altra domanda, diciamo, interessante, nel senso che io penso che quando uno scrittore, io non mi definisco intanto uno scrittore, semplicemente una persona che scrive, comunque quando c'è qualcuno che scrive qualcosa, quello scritto non appartiene più a chi lo ha scritto nel momento in cui c'è qualcun altro che lo legge, perché di fatto che cosa accade? Che se io leggo, per dire, Pirandello, come dicevamo prima, io provo delle emozioni, se riesce quello scritto a procurarmi delle emozioni, e quelle emozioni sono le mie, non sono di chi ha scritto quel testo, ovvero di Pirandello, e quindi da quel punto di vista quello scritto non appartiene più a chi lo ha scritto, appunto, quindi allo scrittore, ma chi leggendolo prova delle emozioni. Quindi quando mi dicono mi è piaciuto quel testo, cioè mi fa piacere che me lo dicano, perché ha procurato delle emozioni che appartengono appunto al lettore, non perché sono le emozioni che io avevo quando ho scritto, diciamo, quella novella o quel racconto, che non hanno nulla a che vedere con le emozioni invece del lettore. Quindi la mia soddisfazione è dovuta al fatto che hanno saputo scatenare delle emozioni nel lettore che non mi appartengono ovviamente, e quindi sono assolutamente di chi le ha vissute. Emozionare è il tuo vero premio. A tra poco. Parlando con il dottor Andrea Giostra mi è venuto un dubbio. Nel dubbio c'è sempre la possibilità di trovare una soluzione? Mi spiego meglio. Il dubbio può essere foriero di soluzione, Andrea? Ma tutto nasce dal dubbio. La certezza può portarci a fare degli errori madornali, quindi, cioè, per esempio, per quello che mi riguarda, io vivo sempre nel dubbio che quello che ho scelto, l'azione che sto per mettere in atto, sia effettivamente la soluzione, diciamo, migliore o quella giusta, ma solo nel momento in cui riesci a risolvere i vari dubbi che ti vengono in mente prima di fare una scelta, probabilmente farai appunto la scelta migliore tra quelle possibili. Il dubbio ha sempre fatto parte, diciamo, del mio modo di vedere e di pensare. Chi ha certezze da un certo punto è da invidiare, perché vive in una situazione di tranquillità, ma probabilmente non è in grado, secondo me, di fare sempre le scelte migliori. Convengo con te. E siamo giunti al momento più goloso di Blatterando, quello del piatto del giorno. Voci di corridoio dicono, caro Andrea, che sei un pessimo cuoco e che per sopperire a questo tuo deficit hai rubato le ricette alla zia Anna. Ce ne vuoi suggerire una? Sì, che poi zia Anna, diciamo, è mia mamma. Complimenti alla mamma.
3-4 anni fa c'erano qui ospiti alcuni amici miei, insomma, se ci fai le sfince, che sono un piatto tipico, diciamo, invernale siciliano, il sfince di Brescia in dialetto, che hanno una ricetta particolare. Poi una di queste mie amiche, perché non filmi, perché voglio sapere come si fanno, ho fatto questo filmato per proprio darlo a lei, così poi potesse, diciamo, a casa farle da sola. Poi l'ho messo sul mio canale YouTube, su Facebook, questa cosa ha avuto, insomma, un successo incredibile, e allora da lì ho cominciato, diciamo, a chiedere a mia mamma di fare queste cose. Però io sicuramente non sono un cuoco e ho imparato, diciamo, a cucinare le cose essenziali proprio per fame, e quindi perché a 18 anni chiaramente ho cominciato a vivere da solo, andando all'università. Inizialmente, come tutti i giovani universitari, andavo alla mensa universitaria, c'era questo brio in dialetto, questo piacere di andare lì a mangiare alla mensa, però dopo un mese, insomma, sempre la stessa cosa, non se ne poteva più. Oggi invece ho imparato nel tempo, ovviamente in tutti questi anni, a cucinare da solo, ma uso una tecnica un pochettino, diciamo, particolare, che è quella di iniziare a cucinare quando comincio ad avere fame. Allora, con la fame che ho, devo mangiare qualcosa, quindi recupero sicuramente quel talento dell'arte culinaria che sicuramente non posseggo, e quindi mi fa fare delle cose, diciamo, buone per me quantomeno, ma soprattutto me le fa gustare in maniera soddisfacente, perché secondo me la fame è il miglior ingrediente che ci possa essere per qualsiasi piatto. Scusa, ma adesso hai fame? Quasi fame, quindi tra un po' io mi alzerò e comincerò a preparare un piccolo piatto, che è un piatto tipico siciliano, che si chiamano milinciane abbuttonate. Praticamente sono le melanzane, ci sono solo in Sicilia, che vengono, diciamo, lavate, sbucciate, poi vengono inserite facendo delle tacchette, insomma, in queste melanzane viene inserito formaggio, che è un formaggio tipico siciliano, che è il caciocavallo, con dei pezzettini di aglio tagliati a fettine, e poi vengono rosolate in un tegamino. Quando sono ben rosolate, poi si riempiono per 3/4 di salsa di pomodoro e si lasciano cucinare per almeno 20 minuti, finché, diciamo, queste melanzane intere non diventano morbide, e poi si può servire. Ed è un piatto, diciamo, straordinario, che mi riporta a quando ero bambino, perché questi erano dei piatti preferiti di mia nonna, per esempio, che faceva spesso in questo periodo estivo in cui si raccolgono appunto le melanzane. E anche quello di mia madre, a tra poco. E quando ormai siamo alla fine di questa chiacchierata con il dottor Andrea Giostra, è stato veramente un piacere, io ho un'ultima domanda da farti, caro Andrea. Hai mai pensato di scrivere un libro di aforismi e citazioni, visto che ogni tanto ne coni alcuni nei tuoi libri di novelle? Sì, in effetti prendo questa domanda come un invito, più che una domanda a farlo, perché in effetti, ripensando a questa cosa, alcuni aforismi e citazioni chiaramente sono recuperate da autori importanti che molti conoscono, altri in effetti saranno decine, le ho, diciamo, tra virgolette, coniate io, quindi sì, è una cosa che effettivamente ci penserò, e tra le tante cose che, diciamo, faccio, probabilmente farò pure quella di scrivere un libricino con almeno un centinaio di aforismi e citazioni, perché a me non avrebbe, diciamo, molto senso. Allora, sicuramente la prima a leggerlo sarò io, perché amo molto gli aforismi, quindi te lo dico già. Quindi fammi sapere appena uscirà questo libro. E poi volevo chiederti, per chi volesse contattarti, seguirti, leggere i tuoi libri online, cosa deve fare? Può andare su Facebook, la mia pagina Facebook si chiama Andrea Giostra Film. Film l'ho messo perché Andrea Giostra siamo in famiglia, siamo in tanti, e quindi ho voluto dare una cosa diversa. Oppure su Google, se mettete Andrea Giostra, insomma, trovate tutte le mie pagine, i canali YouTube, Instagram e tutto quanto, è abbastanza facile recuperare. Nella mia pagina Facebook, appunto, Andrea Giostra Film, ci sono tutti i link per il blog, per le varie pagine, insomma, per i quotidiani o i giornali dove scrive, quindi si trova praticamente tutto lì. Andrea, è stato un piacere averti nel mio salotto di Blaterando, siamo giunti ai saluti. Allora, saluto te, ti ringrazio per avermi ospitato, la regia, i tuoi collaboratori, la vostra radio, è stato un grande onore, un grande piacere fare questa chiacchierata con te, Anna. Grazie. Grazie anche a te, grazie agli amici che ci hanno ascoltato da casa, grazie a Gibotti per averci supportato e sopportato. Blaterando ritorna lunedì alle 9 in punto per stare ancora insieme. Un abbraccio a tutti da Anna e da Andrea Giostra. Ciao, buona giornata a tutti.